Siamo con Bruno Pisani, co-founder di TKP, e Gabriele Montanari, direttore esecutivo EDICIT TKP Group. Forti della vostra lunga esperienza nell'ambito delle soluzioni gestionali, avete presentato la nuova suite EDICIT.net. Ce ne parlate? Eh sì, te ne parliamo, hai fatto bene a definirla nuova suite, perché effettivamente quella che abbiamo rilasciato è proprio una nuova, completamente nuova soluzione. Proprio sulla base della nostra esperienza, un'esperienza pluritrentennale, conoscendo bene questo mercato, abbiamo reingegnerizzato completamente Edigit, tant'è che lo abbiamo portato in una versione più evoluta, le ultime release del .NET, che ci ha consentito di rivedere completamente i processi di ogni singolo modulo. Quindi abbiamo aggiunto nuove funzionalità e sicuramente un'usabilità, come dicono quelli bravi, user friendly, quindi dare la possibilità all'operatore di seguire un processo un po' più facile e anche meglio definito. Quindi per noi è stata una bella impresa, in alcune parti stiamo ancora lavorando per rendere alcuni moduli ancora più interessanti e completi, però siamo arrivati praticamente in fondo. Diversi clienti ci hanno seguito, stanno già utilizzando i nostri moduli NET e stanno già iniziando a provare la differenza che c'è tra le funzionalità della vecchia versione e quelli della nuova suite EDIGIT.NET. Tra l'altro, stiamo proprio organizzando in questi giorni un webinar che è dedicato soltanto ai nostri clienti, ovviamente, per far toccare con mano addirittura quelli che sono i nuovi moduli preventivi e commesse. Sarà un webinar di processo, un webinar molto tecnico, dove faremo veramente vedere il nuovo processo che guida questi due nuovi moduli. Quindi presto chiedo ai miei clienti di stare allerta, di controllare l'email, perché saranno appunto invitati a questo webinar che sarà all'incirca nella prima quindicina di ottobre. I vostri consulenti tecnici stanno implementando nelle aziende i moduli della nuova suite. Ci parlate delle funzionalità più innovative? La cosa più importante che fanno i nostri consulenti tecnici presso i clienti è sicuramente una prima analisi di quello che è lo stato dell'arte dell'utilizzo del nostro software attuale all'interno della loro azienda e studiano i processi in modo da ottimizzarli con l'utilizzo della nuova suite, perché all'interno della nuova suite sono stati proprio reingegnerizzati i processi, quindi sono state messe delle regole con delle funzionalità che sono molto più evolute rispetto a quello che c'era prima e soprattutto consentono di agevolare e accelerare il lavoro delle persone che utilizzano il software. Sono state implementate all'interno della nuova suite tutte quelle funzionalità specifiche dei vari settori dell'industria grafica, quindi diciamo che per soddisfare i clienti che hanno tecnologie varie, tipo tecnologie flexo piuttosto che digitali. Tutte quelle tecnologie che in realtà sono introdotte all'interno dell'azienda e sulle quali praticamente le aziende stanno investendo, quindi tecnologie per il packaging, tecnologie per la stampa delle etichette, per tutti gli ambiti dell'industria grafica. Ecco, questo diciamo che lo stiamo implementando nel sistema in maniera nativa, cioè nel senso che all'interno ci saranno tutte le regole che servono per affrontare quei mercati. L'altro aspetto tecnico proprio è l'interconnessione che può avere la suite EDIGIT con tutto quello che è il mondo di Industria 4.0. Quindi in realtà il dialogo tra la suite EDIGIT e il mondo esterno potrà avvenire tramite web service, quindi si potranno interrogare dati tecnici dal mondo EDIGIT o esportare informazioni tecniche verso mondi esterni tramite un'interfaccia completamente web service. Quindi è chiaro che potenzialmente è sicuramente una suite molto innovativa sotto questo punto di vista. Quali sono i benefici della sua implementazione all'interno dei processi? Grazie alla nuova suite, alla nuova piattaforma che abbiamo costruito e scritto, noi riusciamo a rispondere alle più disparate tecnologie che vengono utilizzate dai nostri clienti. Quindi
Quindi se un nostro cliente dovesse aggiungere una tecnologia, noi con la nuova piattaforma riusciamo a coprirla. Non utilizzando il nostro software, bisognerebbe prendere più software per gestire le diverse tecnologie, mentre col nostro prenderebbero un'unica piattaforma per gestirle tutte, sia quelle che hanno già in casa, sia l'eventuale evoluzione che l'azienda deciderà di fare. Ecco, noi riusciamo ad aiutare le imprese anche in questa direzione qui. Aggiungerei anche una cosa, che in realtà la conversione dei moduli NET sicuramente porta appunto a migliorare i processi, a rivedere un attimo l'inserimento di tecnologie più calzanti all'interno del software e tutto. Una cosa importante è per tutti i clienti che magari non stanno magari utilizzando alcuni moduli perché non li hanno mai visti o non ha mai avuto un'esigenza da coprire di un certo tipo. Faccio ad esempio riferimento a un modulo di schedulazione. La schedulazione è stata potenziata tantissimo e magari molti clienti non sanno che pianificando e schedulando il lavoro in maniera molto più veloce e razionale, come avviene con il nuovo schedulatore NET, è chiaro che migliorano notevolmente i processi di pianificazione delle risorse che hanno all'interno dell'azienda. Quindi faccio un invito proprio anche ai nostri clienti nel vedere i moduli che non hanno mai acquistato, nel verificarne le funzionalità NET che effettivamente sono un valore aggiunto di tutta la suite. Rinnovo la nostra disponibilità a rispondere a qualunque vostra curiosità. Ci sono tantissime altre cose che bollono in pentola. Rinnovo anche l'invito per i nostri clienti a partecipare al webinar e state sintonizzati perché di novità continuano ad essercene. Grazie.